Il tempo del fuoco è adesso. Da molto tempo viene annunciato, da molto tempo viene invocato, da molto tempo si è sperato che arrivasse. Ma il tempo del fuoco è adesso. E viene come un ladro nella notte a chiederci conto di chi siamo, di cosa facciamo e di come viviamo. Questo è il tempo in cui i veli cominciano a cadere, lasciando a nudo le ossa di questo vecchio mondo, ancora così giovane. L'umanità vaga ancora nelle tenebre della propria inconsapevolezza, ma dovrà pur svegliarsi o perire. Per il saggio il Dharma è ineccepibile. La legge della vita, in cielo come in terra, non ha bisogno dell'approvazione di nessuno, né è offuscata dal desiderio delle masse, semplicemente è la sua spinta interiore. Quanto è lontana la mente umana da questa ineluttabile semplicità. Eppure le congiunzioni attuali e le intrinseche dinamiche di quella vita che chiamiamo cosmo ci avvicinano ora alla fonte della legge, sì che chi sarà pronto potrà bere. Molti sono i chiamati e pochi gli eletti nella rappresentazione che si prepara dell'elevazione di questo mondo. La chiamata non è ancora finita, anche se si avvicina il momento in cui le porte saranno sigillate. Nel tempo del fuoco bisogna vivere di fuoco, non ci si può accontentare delle umide muffe stantie dei propri circoli viziosi. Il fuoco va portato in ogni angolo della propria vita, fino a quando ogni muffa sia seccata, evaporata, distaccata. Gli occhi vanno tenuti bene aperti e posati su ogni pensiero, ogni emozione ed ogni azione della propria giornata. Non si dovrà concedere quartiere alle forze oscure del proprio sé, perché esse non riposano mai e filtrano di continuo, come nebbia benefica, attraverso le crepe dell'essere. Se vorremo prevalere nella luce del cuore, è tempo di vegliare, come antichi cavalieri, per essere consacrati per la battaglia finale di questo ciclo della storia. Per questo io ora proclamo il tempo della legione di fuoco, perché è tempo che il migliore prevalga e non il pusillanime, corrotto dalle tenebre malsane. Dobbiamo imparare a proteggere tutti insieme i nostri passi, a guardare ognuno alle spalle dell'altro, imparando a non giudicarci, a non condannarci e a guardare insieme al futuro da costruire. Questo mondo ha bisogno di tutti coloro che pur essendo imperfetti vogliono credere in un mondo più buono. E che sono disposti a pagarne il prezzo con l'orgoglio della responsabilità. Un tempo seguimmo la spada, ora la spada è divenuta la croce, ed il punto d'incontro dei bracci, simbolo di trascendenza, diviene la porta d'affaccio sui fuochi lontani e l'infinito. Ciò che abbiamo acquisito nuotando nel fango divenga ora scienza per nutrire la presenza. E la solitudine che ha forgiato un carattere nel pulsar delle ere lascia ora il posto alla lunga catena di scudi che proteggono ognuno il fianco dell'altro. Non più per me, ma solo per noi, perché soltanto così il pianeta saprà ritrovare la strada. Per questo è ora della legione di fuoco, perché il tempo del risveglio è solo insieme, dando il massimo della consapevolezza. Troveremo pace nella vita per ora e per sempre. Gloria ai figli del fuoco, coloro che nascono ora col futuro negli occhi. Possono le nostre schiere servir loro da gradini per innalzarli al rango che a loro spetta di diritto. Angeli del sole, nati dal fuoco, e così sia, perché così deve essere. Agniotri quest'anno sarà il precursore, qui inizierà a forgiarsi la legione del fuoco. Il cavaliere, il tempio, il monaco ed il saggio diventeranno la celebrazione viva, la missa in cena domini. Le nostre vite diverranno la liturgia vivente, a scandire i ritmi, a cercare l'accordo con il tempo che viene. Nell'austero rituale del capire la vita, guarderemo ogni angolo della coscienza, senza trascurare niente, marciando insieme, scandiremo le nostre giornate e le nostre nottate, come un'unica veglia. Così che possa finalmente avere un senso il chiamarci fratelli sul sentiero. Ora, più che mai, dobbiamo imparare a curare le nostre ferite profonde,
ma al tempo stesso e con noncuranza ed oblio di sé, e troveremo la strada che conduce all'unione dei cuori. Attenzione, fratelli, attenzione ci vuole, ad ogni attimo, perché i grandi eventi nascono dalle piccole cose e non potremo concepire il fuoco del cuore della galassia se il nostro cuore è pieno di tante piccole inezie. Ogni sera sarà un nuovo accampamento ed accenderemo nuovi fuochi che getteranno più luce sulle conquiste del giorno trascorso. Animo dunque, non si terranno registri degli iscritti nella legione di fuoco, perché l'onore dell'appartenenza sarà sancito dalla presenza del cuore. La tua sola coscienza potrà dirti: io ho portato le insegne della legione di fuoco, sotto le quali hanno marciato le schiere della luce, e quella volta abbiamo vinto. Ungate gate paragate parasangate vedisoa. Inoxinio vinces.